Adesso parliamo dell'acquario. L'acquario è l'eterno amico, o l'eterna amica. Migliori amici, insomma, quelli base e fondamentale che tu puoi trovare sempre nel momento del bisogno. Ma proprio sempre, sempre, sempre. L'acquario è un segno molto sbarazzino, vuole la sua libertà, dà pure molta libertà, però si fissa con i segni, e con i segni infatti tutti gli acqua, come si fissano i gemelli, come si fissano i pesci. Quindi se ha un amore, un ex che in pratica ha avuto, e magari lo incontra per strada, finirà per guardarlo sempre fino a quando farà stalking. Eh sì, per me dovete stare attenti, perché i segni d'acqua, siccome si fissano, la maggior parte dei stalking sono pesci maschi, però alcune cose sono anche da definire, perché si fissano nel tempo e nelle cose. Che brutta. Comunque, e questo, cari miei, è l'acquario. L'acquario può stare in primo posto in assoluto, penso proprio con il leone, col bilancia e infine anche, cari miei, con lo scorpione. Però sempre, sempre, sempre da fare esperimenti. Già. Beh, cosa posso dire dei pesci? I pesci... Allora, i pesci maschi sono, come dico io, double face. Nel senso che davanti ti dicono una cosa e dietro poi vanno per finire a dirti un'altra cosa. Sono gli eterni pure migliori amici. I eterni migliori amici e poi, in pratica... sono psicologicamente instabili, sia i maschi che le femmine, ma di più le femmine, proprio mentalmente instabili. Sono quelli che appaiono e scompaiono, le amiche che tu dici ma che fine ha fatto, poi magari ti ricompare dopo 3 mesi, non vogliono essere assolutamente... questo coso funziona male, vabbè, non vogliono assolutamente... amano un sacco la loro libertà. E non li devi sottomettere, loro sono i capi di se stessi, in poche parole. E quindi non sopportano l'amore, quello che soffre in pratica. Io non molto, quindi per i miei sono eterni migliori amici. Migliori amici per la pelle. Allora, i pesci, con chi potrebbe stare? Allora, il pesce potrebbe stare, i pesci... Allora, possiamo dire così. In primo posto, in assoluto, i pesci possono stare con... Allora, al primo posto possono stare, allora, la coppia perfetta, ecco, del gemelli e del pesci sono entrambi, cioè per il gemelli e il pesce, per il pesce e il gemelli. Quindi al primo posto in assoluto il gemelli è la coppia perfetta per il pesce. Infatti conosco 3-4 coppie che neanche loro sapevano che entrambi erano una pesce e una gemelli, e le ho fatte conoscere in pratica, e questa cosa le ha fatte uscire fuori di testa, diciamo, come può essere? E infatti si trovano benissimo. Invece abbiamo il vergine e terzo e ultimo posto anche lo scorpione. Con scorpione e col pesce ci potrebbe anche stare. Ragazzi, e questa era l'ultima puntata dell'oroscopo dell'oroscopo segni zodiacali di Yoli Ololetta 5. Se voi volete sapere qualche altra cosa, o qualcuno vuole fare anche un video con me, parliamo meglio dei segni zodiacali, o io vuoi fare un dibattito tra Scorpione, che sarei io, e un altro segno che voi volete, lo possiamo fare benissimo. Per me qualsiasi cosa va bene. Fatemi sapere qui sotto con un commentito finale. I live in the jungle.